Come inserire un coupon in scontrino. Da oggi Pluto 3.0 ti fornisce uno strumento per conquistare la clientela. Arrivano i coupon da inserire in scontrino. Questa nuova funzionalità garantirà il ritorno dei tuoi clienti in negozio, grazie all'offerta di sconti e promozioni completamente personalizzabili. Per inserire un coupon in scontrino, dal menu Pluto selezionare Preferenze. Dalla scheda Negozio alla voce Scontrino, posizionarsi nel campo Footer Scontrino. Qui andremo ad inserire il nostro messaggio, approfittando anche di simboli come l'asterisco per catturare l'attenzione del cliente che visionerà lo scontrino. Inseriamo tutte le informazioni necessarie, come una data di scadenza dell'offerta e i prodotti che sono o meno inclusi nel coupon. A questo punto, per controllare le modifiche, clicchiamo su Test non fiscale ed otterremo subito una stampa di esempio del coupon che abbiamo appena creato. Una volta soddisfatti del risultato, clicchiamo su Applica modifiche. Da questo momento in poi, tutti gli scontrini emessi riporteranno il messaggio appena inserito. Pluto 3.0, soluzioni per la fidelizzazione del cliente.